Scuola Vela Andorra Match Race nasce proprio come una scuola vela che si rivolge alle persone adulte, alle persone che vogliono andare in barca su cabinati e su monotipi. Quindi la maggior parte dei nostri allievi sono persone mature, sono persone grandi che hanno la passione per la vela e magari hanno la fortuna di poter acquistare una barca e poi trascorrere qualche weekend, le vacanze estive a bordo della loro imbarcazione. Imparare ad andare in barca a vela è una cosa che può risultare per alcuni abbastanza complessa, non tanto per tutti gli aspetti teorici da conoscere, che sono molti, ma più che altro a mio avviso perché la maggior parte delle persone non ha tanto tempo per praticare, per imparare a fare delle cose pratiche, bisogna avere il tempo proprio di praticarla. E quindi succede che magari dopo 10 anni anche che uno ha la patente nautica, che magari possiede un'imbarcazione, si trova ancora soventissimo in difficoltà in tantissime manovre. Pensiamo alle manovre in porto, ma anche alle manovre a vela, magari una riduzione della randa, una presa di terzaroli quando il vento rinforza, e quindi in tantissime situazioni si possono trovare in difficoltà. E proprio l'altro giorno un nostro allievo mi raccontava che appunto si è trovato in difficoltà in una situazione abbastanza usuale, però per lui era stata una situazione nuova che non aveva mai affrontato, semplicemente c'era un po' più di vento del previsto e ha dovuto ridurre la randa e ha riscontrato tutta una serie di difficoltà abbastanza normali. E la considerazione che faceva dice: ma caspita, dopo 10 anni che ho la patente nautica, dopo 10 anni che vado in barca a vela, mi succede ancora di avere questi problemi. Mi sono sentito un principiante, no? Ecco, questa è una cosa abbastanza normale, perché pensiamo un attimo, 10 anni di barca a vela cosa significa? Significa che magari appunto quanti weekend può fare una persona che possiede una barca? Sì, idealmente uno vorrebbe fare tutti i weekend, poi la vita è densa di impegni, per cui alla fine lo vedo all'interno del porto che una barca riesce a trascorrere sulla barca 4-5 10 weekend all'anno, facciamo, sì, e poi se è fortunato riesce a farsi 2 settimane di ferie sulla barca. Quindi cosa succede? Che nell'arco facciamo 2 settimane, 15 giorni di ferie, più una decina di giorni, di weekend che riesce a farsi, quindi altri 20 giorni, stiamo parlando di 30-35 giorni all'anno di barca. La maggior parte dei quali però non viene trascorsa navigando, facendo esperienze, magari una volta c'è brutto, una volta è stanco, una volta e quindi alla fine non sempre naviga. Per cui diciamo che possiamo ridurre che un'esperienza di nautica reale di una persona può essere di 20 giornate all'anno. Dopo 10 anni ha fatto 200 giornate. 200 giornate di vela e siamo secondo me sovrastimando diciamo, come numero, la maggior parte dei casi secondo me è meno. 200 giornate di vela che cosa sono? Sono come se fossero 6 mesi, 7 mesi effettivi. E quindi cosa succede? Facciamo un paragone rispetto alla patente dell'auto. Quando noi prendiamo la patente dell'auto siamo dei principianti. E per almeno 6 mesi, un anno, abbiamo da fare tanta esperienza. Ecco, io penso che una persona che ha la patente nautica da 10 anni, che ha la barca da 10 anni, abbia l'esperienza pratica, a livello pratico sto parlando, di un ragazzo che prende la patente e guida per i primi 6 mesi. Quindi, questo livello di pratica, perché con l'auto noi bene o male quando abbiamo una patente possiamo uscire tutti i giorni, guidiamo tutti i giorni e quindi accumuliamo ogni giorno dell'esperienza pratica. E
Invece per chi prende la patente nautica, questa esperienza si diluisce in un lasso estremamente lungo. Per cui è normale che chi ha la patente anche da 10 anni, chi ha la barca da 10 anni, possa riscontrare dei problemi, tipici del principiante. Quindi non bisogna scoraggiarsi, bisogna sapere che la pratica va fatta e che non è, cioè è normale che sia così. Se ci pensate, poi quando usiamo la barca, magari dici: ah, ma facciamo 10 giorni e sono andato in Corsica in vacanza, abbiamo fatto la traversata. Sì, però anche lì abbiamo navigato un giorno. Se è andata bene, abbiamo navigato a vela, magari al laschetto mura dritta per andare in giù in Corsica, oppure la maggior parte l'abbiamo fatta a motore. Capite che anche l'esperienza pratica della conduzione a vela estremamente ridotta. Ecco qui, secondo me, è importante valutare la possibilità di fare dei corsi. Durante i corsi che facciamo, che fanno le scuole come la nostra, cerchiamo di concentrare il più possibile le fasi esperienziali, quelle che durante la navigazione, per esempio quando si va in vacanza, sono molto ridotte. Durante i nostri corsi, che cosa succede? Che durante tutta l'uscita facciamo degli esercizi pratici, quindi tutte quelle ore che stiamo in mare ci permettono cioè, di fare veramente pratica, perché facciamo proprio degli esercizi costantemente per tutte le 3 ore, mirate a fare acquisire la pratica nelle manovre base della conduzione a vela. E quindi posso dire tranquillamente che una persona che viene a fare una stagione con noi, che frequenta per un anno, per una stagione, magari anche solo per i mesi estivi, dei corsi pratici in una scuola come la nostra, può acquisire un'esperienza, una quantità di esperienza decisamente maggiore di coloro che magari hanno la barca da 10 anni, però la usano appunto per andare a fare il bagno qualche domenica all'anno e per farsi 10 giorni di vacanza. Ecco, noi nei nostri corsi cerchiamo proprio di concentrare tutte le manovre, tutte le fasi importanti della navigazione e concentrarle in un lasso di tempo ristretto, che sono le ore di lezione, e attraverso tecniche, attraverso magari anche la posa alle volte di boe, di punti di riferimento, riusciamo ad avere, diciamo, ad offrire una buona esperienza e una ricca esperienza a chi viene a fare i nostri corsi. Quindi invito tutti a venire a provare a fare qualche corso, magari anche tematico. Ci sono dei corsi, degli stage che affrontano le basi della vela, ma ce ne sono altri che invece trattano degli argomenti più tecnici, come per esempio le manovre in porto, gli ancoraggi, cosa molto importante, oppure anche molto semplicemente come preparare la barca, la preparazione della barca prima di una crociera, prima di una semplice navigazione, oppure come preparare la barca quando si sta all'ancora o in attesa di brutto tempo. Sono tutti dettagli che vengono affrontati anche in modo specifico nei nostri corsi e nei nostri stage. Vi aspetto quindi tutti ad Andorra, e se questo video l'avete trovato interessante, cliccate mi piace e seguite e iscrivetevi al nostro canale YouTube. Ciao a tutti e buon vento!